Sì, io vorrei che Doris Lomoro facesse un saluto e un augurio a questa ragazza. Devo dire che la ragazza è più lodata per c'era stata telepatia, qualcosa mi era e questa è una bella scommessa. Elena, allora, l'emozione di questa serata è... non lo so. Sì, Don Battista, prego, Don Battista Podetta. Ti avevo detto, appena l'ho incontrata poc'anzi, che ti dovevo fare una sorpresa. Spero che tu possa gradirla. Però consentimi un attimo solo. Voglio uscire per un attimo. Io ho visto quel video. Mi ha toccato veramente, mi complimento. Qualcuno ha detto, sicuramente tu mi pare Maria, hai detto che non c'è famiglia calabrese in cui non ci sia stato qualcuno che purtroppo ha dovuto lasciare la sua terra. Beh, mio padre, giovanissimo, quando morto il mio nonno, per mantenere la famiglia, aveva il classico zio d'America, lo ha raggiunto, è stato solo un paio d'anni. Comunque anche mio padre è stato un emigrante calabrese che è andato negli Stati Uniti d'America. Adesso torniamo alle cose nostre. Tu, se troppo giovane, non lo sai e forse non hai potuto usufruire dei servizi che la mia azienda ha fatto per decenni da queste parti, praticamente consentendo a quasi tutti i coringhesi, non solo, di studiare e di laurearsi successivamente. Allora però, l'ho già fatto l'anno scorso, voglio che resti, che sia una tradizione anche questa, per i miei amici coringhesi, per i coringhesi, io mi sento un po' della famiglia. Tu avrai un anno gratuito di trasporti per Roma, perché ho già scoperto che tu andrai a Roma a studiare, per cui tu tutte le volte che vorrai potrai andare e tornare facendo sicuramente la felicità dei tuoi. Senza limiti di tempo. Quindi il prossimo anno tu potrai andare da Lamezia a Roma e viceversa tutte le volte che vorrai, va bene? Tanti auguri. Non so come ringraziarla veramente, vorrei dire solo è un bellissimo regalo, quindi sei ospite dell'azienda Foderaro per tutto l'anno, quindi questa è la dimostrazione che gli imprenditori sono anche uomini, comunque imprenditori generosi. Le autorità che sono intervenute questa sera, che interverranno più tardi, assolutamente, grazie all'associazione per Curinga, al presidente, a tutti coloro che si impegnano per organizzare queste manifestazioni che sono sempre ben riuscite, e spero di ricambiare la fiducia che mi avete accordato stasera con questa borsa di studio, portando in alto il nome di Curinga in Calabria o dovunque sarà. Grazie mille. E noi continuiamo naturalmente, e io vorrei chiamare il vicepresidente dell'associazione, Arcangelo Giampà, perché è il momento della promozione del concorso fotografico, terza edizione, il vicepresidente Arcangelo Giampà. Complimenti Chiara. Con la foto Gente di Curinga, Giuseppe Dolcassio. Noi donne impazziamo per i suoi vestiti, anche quelle che non abbiamo la taglia 38, sogniamo di poterci entrare nei suoi vestiti. E... sì. Ciao. Lo leggiamo. Posso
dire che lo conosco e non è solo un grande creativo, non è, è grande di nome di fatto, lo diciamo sempre, non è solo un estroso, un geniale, è anche un caro amico, è una persona che quando la conosci non la perdi più. Mi fa molto piacere incontrarti.